1976 il punto di riferimento di un grande territorio. Nuovo digitale terrestre, ho tanta voglia di RMK. Indagato con l'accusa di duplice omicidio stradale, l'uomo alla guida dell'Audi A3 che ieri pomeriggio si è scontrata con la Fiat Panda nella quale viaggiavano i due anziani di Favara, morti carbonizzati dopo che l'auto è andata a fuoco. Il Consiglio Comunale di Sciacca ha approvato ieri sera la delibera sulle società partecipate. Prossima seduta il 20 giugno con dibattito sul carnevale. Critiche sulla gestione della festa arrivano anche dal mondo delle associazioni. Ospedale di Ribera, al via i percorsi di diagnosi e cura per chi è affetto da HIV. Intanto il commissario Zappia torna a ribadire che il suo obiettivo è quello di diversificare l'offerta evitando ospedali doppioni. Case popolari di Ribera, basta con le polemiche, ormai ci siamo. È l'invito che il sindaco Matteo Ruvolo rivolge alla politica anche come forma di rispetto per le 60 famiglie che attendono da oltre 10 anni di tornare nelle loro case. Forum sullo sviluppo del territorio puntando su agricoltura, pesca e turismo. Primo confronto ieri pomeriggio a Sciacca con i comuni dell'Interland. Obiettivo intercettare insieme i nuovi finanziamenti europei. Sport Vela Day, oggi e domani alla Lega Navale di Sciacca per promuovere la cultura del mare tra i giovanissimi. Domani al Pirrera Padel Center la finale Gold del campionato 2023 organizzata dal Comitato ASI di Agrigento.
Benvenuti al notiziario di oggi a cura della redazione giornalistica di Telemonte Cronio. L'incidente stradale sulla statale 640 in cui ieri hanno perso la vita due anziani di Favara. Indagato il conducente dell'altra vettura coinvolta, un uomo di 42 anni di Racalmuto. L'ipotesi di reato che la procura di Agrigento ha mosso a suo carico è di duplice omicidio stradale. Vediamo il servizio. Duplice omicidio stradale. È per questa ipotesi di reato che la Procura della Repubblica di Agrigento, con il procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella e il sostituto Gloria Andreoli, ha iscritto nel registro degli indagati l'uomo di 42 anni di Racalmuto che nella tarda mattinata di ieri era alla guida dell'Audi A3 che avrebbe tamponato la vettura a bordo della quale viaggiavano Giuseppe Nobile, 75 anni di Favara, e la compagna Calogera Stella, 70 anni, entrambi morti carbonizzati a seguito del tragico incidente. Una tragedia che ha destato tanta commozione a Favara, città dove viveva la coppia di anziani. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, la cosiddetta strada degli scrittori, nei pressi del bivio di Favara. Giuseppe Nobile e Calogera Stella viaggiavano su una Fiat Panda che, per cause ancora in corso di accertamento, ad un certo punto è stata tamponata dall'Audi A3. A seguito dell'impatto, l'auto sulla quale viaggiava la coppia, dopo essersi ribaltata diverse volte, ha preso immediatamente fuoco. Per gli occupanti non c'è stata alcuna possibilità di scampo. I due anziani sono rimasti intrappolati nell'abitacolo e sono morti carbonizzati. Il conducente dell'Audi A3 ha riportato lievi ferite. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Canicattì, il personale ANAS e gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due anziani. E il Tribunale di Sciacca ha inflitto 17 anni di reclusione a fronte dei 10 anni chiesti dalla pubblica accusa nei confronti di un 50enne accusato di aver compiuto atti sessuali con la figlia minorenne. Nei suoi confronti anche l'accusa di maltrattamenti, in un caso immerso la testa della minorenne nell'acqua fredda, facendole rischiare il soffocamento. I carabinieri della stazione di Marinella di Selinunte hanno denunciato due cittadini stranieri senza fissa dimora per il reato di invasione di terreni ed edifici. I due gambiani di 42 e 22 anni avrebbero invaso un fondo agricolo con annesso casolare in contrada Bresciana Soprana, insediandosi all'interno abusivamente dopo lo sgombero dell'ex cementificio Cascio. Dopo la denuncia del proprietario, i carabinieri sono intervenuti trovando all'interno del casolare i due stranieri che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Mentre a Mazara del Vallo i carabinieri hanno denunciato un cittadino straniero con precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, che viveva presso l'ex oleificio Fontane d'Oro, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di crack e di un telefono cellulare, verosimilmente utilizzato per l'attività di spaccio, posto sotto sequestro unitamente alla droga. I carabinieri della stazione di Favignana hanno arrestato una donna pregiudicata di 46 anni per resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata. I carabinieri dell'isola sono stati chiamati a intervenire da un giovane che dichiarava di essere stato minacciato con un'arma da fuoco dalla madre convivente che, in stato di agitazione, aveva danneggiato già tutto il mobilio presente in casa. Alla vista dei militari, la donna si è barricata all'interno della propria autovettura e minacciato di investirli. Nell'auto aveva con sé una pistola risultata a salve, presumibilmente l'arma utilizzata per minacciare il figlio. E la Procura di Catania ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari dell'inchiesta sulla sanità su indagini dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale. Sono complessivamente 17, come riporta il quotidiano La Sicilia, le persone destinatarie del provvedimento firmato dalla sostituta procuratrice Alessandra Tasciotti. Tra loro gli ex assessori della Regione Siciliana della Salute, Ruggero Razza, e del Lavoro, Antonio Scavone. Al centro dell'inchiesta un'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale su incarichi e nell'ambito di progetti finanziati e approvati dall'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana attribuiti a predestinati o a dei congiunti attraverso bandi predisposti ad hoc ed esami pilotati nel concorso per la nomina a direttore amministrativo dell'Ordine dei Medici di Catania.
Razza e Scavone sono indagati per turbata libertà di scelta del contraente per la nomina di due professionisti per altrettanti progetti. Approvato dal Consiglio Comunale di Sciacca il punto relativo alle società partecipate. Il via libera è arrivato dai 7 consiglieri che sostengono l'amministrazione comunale, mentre si sono astenuti i 4 consiglieri di opposizione presenti in aula e che hanno garantito il numero legale per far passare la delibera. Vediamo il servizio. Alla fine la delibera relativa alle società partecipate del Comune di Sciacca è stata approvata ieri sera in aula dai 7 consiglieri che sostengono l'amministrazione comunale guidata da Fabio Termine. Determinante è stata comunque la presenza in aula di 4 esponenti dell'opposizione, Bellanca, La Barbera, Brucculeri e Grassadonio, che ha garantito il numero legale per poter esitare il punto. I consiglieri di opposizione si sono astenuti e la delibera è passata con il voto favorevole della maggioranza. È stato il consigliere Bellanca a ribadire ieri sera le ragioni per le quali l'opposizione si è astenuta legate alla vicenda della società Propiter, per la quale viene chiesta la trasformazione in SRL rispetto all'attuale società per azioni, che implica una spesa annua di circa 50.000 euro per il comune di Sciacca. Opposizione che poi sull'azienda idrica Comuni Agrigentini solleva la questione di quegli enti locali che invece non hanno provveduto a versare la propria quota parte del prestito regionale, in alcuni casi neanche la quota capitale iniziale. Un atto dovuto che annualmente si ripropone, obiettato dalla maggioranza il consigliere Fabio Leonte, facendo rilevare peraltro come la delibera avesse tutti i crismi della regolarità, con il parere favorevole dei revisori dei conti. La pratica delle società partecipate, con la scadenza ultima dell'11 giugno dopo la proroga intervenuta nelle scorse settimane, è stata liquidata in circa 10 minuti di lavori consiliari. Il Consiglio Comunale di Sciacca dovrà ora essere riconvocato. La Conferenza dei Capigruppo ha già però stabilito che la seduta si svolgerà martedì 20 giugno e con all'ordine del giorno il dibattito sulla edizione primaverile del Carnevale di Sciacca. Il botta e risposta di giovedì scorso, limitato esclusivamente al cambio di location dal centro storico alla Perriere e agli aspetti della sicurezza, ha rappresentato soltanto una piccola anticipazione di quello che sarà sicuramente un più ampio e articolato dibattito a consuntivo della manifestazione. L'edizione primaverile del Carnevale di Sciacca, inefficiente sul piano economico-finanziario, con enormi spese e miseri ricavi in percentuale per il Comune. La pensa così Stefano Scaduto del Centro Studi De Gasperi, che salva la bellezza dei carri allegorici e dei gruppi, ritiene il sito della Perriera un'alternativa a cui fare ricorso solo nel caso in cui sia realmente impossibile svolgerlo in centro, ma attacca la gestione politica ed organizzativa della manifestazione, partendo dal ritardo con il quale il sindaco ha definito i vari bandi e gli aspetti legati alla sicurezza che poi hanno determinato lo spostamento alla Perriera. Il responsabile del Centro Studi De Gasperi ritiene ingiusto il ticket d'ingresso per i saccensi e contesta la scelta iniziale del sindaco di destinare alle casse comunali la base minima di appena il 5% del ricavato dalla vendita dei biglietti, percentuale poi salita al 9% solo a seguito di un'offerta di rialzo da parte dell'impresa che si è aggiudicata la gestione della festa e alla quale è stato decurtato il pagamento della COSAP e dell'imposta sulla pubblicità. Miseri ricavi per Scaduto a fronte delle ingenti spese sostenute dal Comune di Sciacca, che da un primo provvisorio calcolo già ammontano a 224.000 euro, cui aggiungere i costi non ancora quantificati per la pulizia, la fornitura dell'energia elettrica per il palco e per il service audio luci, nonché il servizio straordinario degli agenti della Polizia Municipale. Per Scaduto, infine, il Carnevale di Sciacca va affidato ad una fondazione pubblica come ad Acireale, che non tragga alcun profitto dalla manifestazione, con introiti che devono andare esclusivamente al Comune, che si sobbarca il costo della manifestazione. Il responsabile del Centro Studi De Gasperi chiede al sindaco di comunicare al più presto alla città a quanto corrisponde il 9% della vendita dei biglietti e al Consiglio Comunale di affrontare un dibattito sull'edizione 2023 e sul futuro del Carnevale. Stagione turistica ormai iniziata e il consigliere Giuseppe Catanzaro avanza 4 proposte all'amministrazione, quasi a costo zero, fra l'altro evidenzia,
per rendere più decoroso il centro storico. Sulla via Licata propone di fornire ai proprietari dei locali sfitti vetrofonie per abbellire i negozi oggi chiusi, valorizzando al tempo stesso gli artisti locali e di aggiungere elementi di arredo urbano e la filodiffusione nel periodo in cui l'area diventa pedonale. L'ex esponente di Mizzica propone inoltre di affidare ad associazioni giovanili, compagnie e singoli artisti la gestione momentanea di alcune piazze della città dove svolgere spettacoli. Sul fronte della polizia, Giuseppe Catanzaro ritiene necessario concordare con la ditta una diversa modalità di ritiro della spazzatura, prevedendo contestualmente che nel centro storico i mastelli vengano esposti dalla mezzanotte e mezza alle 7 del mattino. Proposto infine il coinvolgimento dei commercianti per contribuire a tenere pulito il centro storico. E al via questa sera l'area pedonale urbana nella via Gaie di Garaffe a Sciacca sarà in vigore dalle ore 19 fino all'una, limitatamente al fine settimana nei mesi di giugno e settembre. A luglio e agosto sarà attiva tutti i giorni dalle 19 all'1 e 30. L'ordinanza è stata predisposta dal comando della Polizia Municipale e firmata dal sindaco di Sciacca. Ospedale di Ribera, cambiamo argomento, al via percorsi di diagnosi e cura specifici per pazienti affetti da HIV. Cresce l'attività del reparto di malattie infettive con l'attivazione del servizio di Day Hospital e la diagnostica microbiologica rapida. Dei nuovi servizi attivi al Fratelli Parlapiano parla il commissario dell'ASP Mario Zappia nel suo consueto videomessaggio settimanale, dove rimarca che non è immaginabile per la sanità agrigentina la presenza di 5 ospedali uguali tra loro. Vediamo. Al via presso l'ospedale di Ribera i percorsi di diagnosi, trattamento e cura per i pazienti affetti da HIV. La direzione strategica aziendale è in procinto di adottare formalmente il nuovo percorso diagnostico terapeutico assistenziale per l'HIV della regione siciliana, recentemente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nell'adozione dei nuovi protocolli svolgerà un ruolo centrale la neonata unità operativa complessa di malattie infettive tropicali dell'ospedale Fratelli Parlapiano, diretta dal dottore Giuseppe Rotondo. L'HIV non è certo un problema debellato e le infezioni nell'Agrigentino riguardano un non trascurabile numero di pazienti che in passato erano costretti a percorsi di cura fuori provincia per il trattamento della patologia. Il nuovo percorso diagnostico con al centro il reparto di malattie infettive di Ribera permetterà una concreta risposta ai bisogni di salute in provincia. Passi in avanti sono stati compiuti dall'infettivologia agrigentina, afferma il dottore Rotondo, anche nelle metodiche diagnostiche grazie alla recente introduzione dell'uso di particolari pannelli sindromici di biologia molecolare che consentono di effettuare rapidamente, nel giro di qualche ora, la diagnosi microbiologica delle infezioni. Si tratta di un risultato importante perché, come ampiamente riscontrato, in alcuni pazienti, ad esempio quelli settici, la tempestività delle cure riduce sensibilmente il tasso di mortalità. In attesa di reclutare nuovi infettivologi, anche tramite un avviso aperto, il reparto di Ribera, dice ancora il primario Rotondo, riesce a garantire centinaia di consulenze specialistiche per i degenti di tutti gli ospedali agrigentini e nel corso della prossima settimana sarà attivato anche un servizio di Day Hospital utile all'implementazione delle prestazioni infettivologiche in provincia. L'ospedale di Ribera si candida dunque a diventare punto di riferimento per le malattie infettive, ma anche per la pneumologia. Tutto ciò nell'ottica di una diversificazione dei servizi erogati dalle singole strutture ospedaliere, come ha tenuto tra l'altro a puntualizzare ancora una volta, durante il suo consueto videomessaggio settimanale, il commissario dell'ASP Mario Zappia. Il futuro della sanità agrigentina da programmazione sanitaria non è creare 5 ospedali fotocopie. Abbiamo già 2 DEA di primo livello, abbiamo un ospedale di Canicattì che è validissimo per alcune patologie, per alcune branche e che noi vi porteremo a conoscenza delle cose belle che fanno in questo ospedale come negli altri. Il concetto è che avere 5 ospedali che facciano 5 medicine, 5 cardiologie, 5 di tutte le varie tipologie, oggi non ci sono i medici per poterlo fare, uno. Secondo me è sbagliato perché con tutte questi doppioni, triploni o pentoni, non so come si possa dire, non facciamo altro che fare male la stessa cosa e non fare le altre cose che mancano e che invece vogliamo che si facciano.
Case Popolari di Ribera, arriva dal sindaco Matteo Ruvolo l'invito a porre fine alle polemiche e alle strumentalizzazioni politiche sulla vicenda, posto che ormai si è addirittura d'arrivo. Sentiamo le sue dichiarazioni. Rimarrà nella storia la vicenda delle case popolari di Largo Martiri di Via Fani a Ribera, sicuramente rappresenta l'emblema delle lungaggini burocratiche, un appalto da record per la durata, poi finalmente l'inizio dei lavori e i tanti intoppi che fino ad oggi non hanno ancora consentito la consegna degli alloggi. A fronte di tutto ciò e delle polemiche politiche che anche recentemente si sono registrate, arriva dal sindaco di Ribera Matteo Ruvolo l'invito ad abbassare i toni per rispetto delle stesse 60 famiglie che attendono da oltre 10 anni di tornare nelle loro case. Spero di essere addirittura di arrivo, hanno ragione e devo complimentarmi per il senso di responsabilità e la ragionevolezza che la rappresentante delle case popolari da voi sentita ha mostrato in quell'intervista, perché quando la politica soffia sulle polemiche, le alimenta, in casi così importanti e strumentalizzando a volte l'esasperazione dei cittadini che da più di 10 anni aspettano di ritornare nelle proprie case, e chiaramente i ritardi non sono addebitabili a Tizio e a Caio, purtroppo la politica è lenta, le case e i lavori sono iniziati non più tardi di 3 anni fa, io ho seguito da quando mi sono insediato 2 anni e mezzo fa alacremente che i lavori continuassero e si completassero. Poi ci sono le pratiche burocratiche che a volte sono di inciampo. Si sono susseguiti diversi direttori generali dell'OIACP, ognuno ha ripreso le carte in mano ripartendo quasi da capo per mettere ordine sulla situazione amministrativa. Siamo nella fase conclusiva, bisogna aspettare l'accatastamento degli alloggi, il frazionamento con l'accatastamento che è in atto della cabina elettrica. Io ho voluto, proprio per far assumere responsabilità ad ognuno degli attori, tutti al tavolo di una conferenza dei servizi, l'ultima del 24 maggio, dove ognuno ha dichiarato quali sono le proprie competenze e quello che deve fare. Ho chiesto anche al direttore generale se c'era da mettere una firma su qualche foglio, che quella mattina stessa ero disposto a mettere, in realtà non è così. Noi stiamo lavorando tutti assieme perché queste case vengano assegnate agli aventi diritto, cercando di risolvere anche quegli aspetti un po' più critici per alcune famiglie che secondo me hanno anche loro il diritto di tornare alle loro case. Per questo è notizia di ieri, a margine dell'incontro che ha avuto al Consorzio di Bonifica, l'onorevole Pace ha comunicato a tutti che ha già presentato l'emendamento che va a sanare la posizione anche di alcune di questi aventi diritto, che è stato presentato col collegato alla finanziaria e che quindi andrà già settimana prossima in commissione per essere esitato, e dopodiché una volta deliberato avremo anche lo strumento normativo che permetterà e garantirà a tutti di poter tornare serenamente nelle proprie case. Sentiamo, proprio l'onorevole Pace le ha però detto che lei avrebbe potuto assegnare, avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di assegnare questi alloggi. Però ha anche presentato l'emendamento, quindi ha mostrato anche lui buon senso e il senso di responsabilità di chi, con il ruolo che riveste, pur di risolvere in maniera chiara, trasparente e definitiva, senza forzature di alcun tipo, ma rispettando le norme e la legge, visto che abbiamo gli strumenti per farlo, di presentare un emendamento, e ha capito la bontà della proposta e pertanto speriamo che quanto prima venga esitato anche questo emendamento, così da risolvere definitivamente la questione per tutti, ma in ogni caso al momento ci sono ancora i lavori che devono essere completati. L'Enel ha preso l'impegno in quel tavolo di completare entro fine giugno i lavori di allacciamento, di installazione dei contatori nelle singole palazzine, la stessa cosa ha fatto AICA per quanto riguarda i collegamenti idrici e i contatori idrici, e devono definire alcune altre cose, dovrà essere effettuato il collaudo degli alloggi, quindi sono tutte pratiche che sono in capo allo IACP e alle imprese che devono operare per le utenze, perché è chiaro che anche ad aver assegnato ieri le case popolari, gli aventi diritto non possono andare a casa perché sono senza acqua e senza luce. E mi sto impegnando in questo senso perché entro fine mese, così come è venuto fuori
nella conferenza dei servizi del 24 maggio scorso si possano effettivamente assegnare queste case. Le date sono venute fuori non perché sono state tirate dal cilindro, ma perché così mi era stato comunicato anche dall'OIACP con atti formali. Una PEC del 16 maggio, indirizzata al sindaco di Ribera, diceva che avevano completato tutto, che entro fine maggio si poteva già passare all'assegnazione. Primo confronto tra amministrazioni comunali, imprenditori, associazioni ed enti sullo sviluppo del territorio che comprende Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice e Sambuca. Si è svolto ieri pomeriggio nella Sala Blasco del Palazzo Municipale. Vediamo il servizio. Progetti comuni per lo sviluppo del territorio si è svolto ieri pomeriggio nella Sala Blasco del Comune di Sciacca, il primo confronto finalizzato a definire e attuare le strategie di sviluppo dei comuni di Sciacca, Menfi, Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, Montevago e Santa Margherita Belice. Intanto questo è un fatto importante e storico, il fatto che siano i comuni protagonisti e artefici anche del loro destino, in quanto saranno proprio da queste riunioni di attività ed enti locali che nascono poi le linee di intervento e le linee di finanziamento su cui spendersi nei prossimi anni. E quindi questa è sicuramente una cosa importantissima, perché ogni comune, a seconda della propria idea di città, si può confrontare con gli altri comuni per dettare le linee guida poi delle linee di finanziamento. Una iniziativa, quella di ieri, finalizzata ad avviare un percorso di crescita del territorio con progetti che consentano di intercettare finanziamenti comunitari, si punta chiaramente su tre settori fondamentali. Sicuramente agricoltura, pesca e turismo sono tre settori fondamentali per la nostra città, ma naturalmente non dobbiamo dimenticare tutto ciò che riguarda il recupero del nostro patrimonio immobiliare, perché un po' quello che accomuna i comuni è che magari hanno tanti immobili di pregio storico e artistico che devono essere recuperati. Quindi pensiamo all'economia, allo sviluppo economico, ma pensiamo anche a recuperare tutto quello che già abbiamo. Il Libero Consorzio Comunale, rappresentato dal commissario straordinario Raffaele Sanzo, ha consegnato una targa speciale e un dono raffigurante una testa di moro al comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Vittorio Stingo, giunto alla fine del suo mandato nella provincia agrigentina. In occasione dell'Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio Comunale di Agrigento è stata deliberata, su proposta del sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, la consegna di una targa speciale all'alto ufficiale dell'Arma per il suo impegno profuso a favore della legalità, della giustizia nell'intera provincia agrigentina. Il colonnello Vittorio Stingo ha una lunghissima esperienza professionale, impegni internazionali all'estero, commissioni delicatissime in Afghanistan, nei Balcani, Iraq, Libia, Palestina, Somalia e una proficua collaborazione con le procure di molte città italiane per contrastare la criminalità organizzata con numerose operazioni che hanno prodotto risultati importanti nel contrasto al crimine organizzato. Nella provincia di Agrigento dal 2020 si è particolarmente distinto per determinazione, concretezza e squadra, rilanciando fortemente il dialogo con i cittadini, le associazioni, la scuola e le istituzioni. L'Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio ha poi proseguito i lavori procedendo alla modifica delle commissioni permanenti a seguito dei risultati elettorali dei comuni coinvolti al voto e alla programmazione e infrastrutture della provincia di Agrigento, capitale della cultura 2025. Domani la solennità del Corpus Domini. La processione a Sciacca prenderà il via dalla Basilica Maria Santissima del Soccorso alle ore 20 al termine della Santa Messa. Percorrerà Corso Vittorio Emanuele, Piazza Saverio Friscia, Via Licata, Piazza Marconi, Via Pietro Gerardi e poi nuovamente Corso Vittorio Emanuele per concludersi sul sagrato della Basilica con la benedizione eucaristica da parte dell'arciprete Don Giuseppe Marciante. Antigone, il destino della scelta, è la rappresentazione portata in scena dagli studenti del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Sciacca al Festival del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo Acreide. Lo spettacolo, che rientra nel progetto di teatro filosofico portato avanti dalla scuola attraverso la docente esperta Lida Lessi, è stato proposto anche al pubblico di Sciacca nella cornice del Castello Incantato. Vediamo. Un piccolo teatro, un cielo immenso, mutevole, un paesaggio naturale mistico che non rende necessaria alcuna scenografia o colonna sonora. Questo è il Teatro del Cielo di Palazzolo Acreide, dove migliaia di giovani da tutta Europa calcano la pietra, fanno rivivere miti e si fanno portavoce di un messaggio eterno promosso dal Festival del Teatro Classico dei Giovani, patrocinato dalla Fondazione INDA.
C'erano anche gli studenti del liceo scientifico Enrico Fermi di Sciacca che hanno presentato Antigone, il destino della scelta. Ad accompagnarli la docente esperta, l'insegnante Alida Lessi, che ne ha curato la riduzione teatrale e la regia, la docente tutor, l'insegnante Angela Di Bona e la dirigente scolastica Giuseppa Di Liberto. È una storia di passione, tutti i sentimenti forti del mondo greco si leggono tra le parole pronunciate da questa eroina tragica. I brani musicali scelti non sono casuali, ma il frutto di tanto ascolto e studio, sono tutti tratti dalla tradizione della Semana Santa spagnola. Tanti sono i sentimenti e le emozioni che vengono fuori da laboratori di questo tipo, che poi trovano la giusta conclusione nell'apprezzamento da parte della cittadinanza, delle famiglie degli studenti, del personale scolastico, di amanti e operatori del teatro presenti lo scorso 8 giugno presso il Castello Incantato di Sciacca a guardare gli studenti del liceo scientifico Enrico Fermi e ad ascoltarli dialogare con il mondo greco. Con una festa nell'antico quartiere di San Michele si è concluso il percorso di educazione civica denominato Viviamo il gioco come strumento educativo, realizzato dal primo circolo didattico Giovanni XXIII di Sciacca e che ha coinvolto i bambini delle prime classi. Vediamo. Il gioco come strumento fondamentale dell'apprendimento e della conoscenza di usi e costumi del territorio. A conclusione del percorso interdisciplinare di educazione civica che li ha visti impegnati per l'intero anno scolastico, denominato Viviamo il gioco come strumento educativo, gli alunni di tutte le prime classi del primo circolo didattico Giovanni XXIII di Sciacca hanno chiuso l'anno scolastico con una grande festa nello storico quartiere di San Michele, dove hanno ricostruito momenti di vita quotidiana del passato. La rappresentazione è stata arricchita da balli, canti della tradizione popolare e recite di filastrocche. La scuola è uscita alla scoperta del territorio per conoscerlo ed apprezzarlo. Contestualmente gli alunni hanno animato e rallegrato i luoghi dell'antico centro storico di Sciacca. Entusiasti per la scoperta, i bambini hanno potuto giocare come si faceva una volta, sotto gli occhi attenti di nonni, genitori e abitanti del quartiere. Solo conoscendo la storia passata si può essere padroni dei luoghi in cui si vive e i bambini del primo circolo didattico Giovanni XXIII di Sciacca sono riusciti a centrare l'obiettivo coinvolgendo il pubblico. Cultura, nuovo appuntamento con San Marco Restart ieri sera a Sciacca. Il protagonista stavolta è stato il giovane scrittore Giuseppe Bono, autore di due libri per conto di Melkart Communication. Vediamo il servizio. È stato Giuseppe Bono il nuovo protagonista della rassegna letteraria e culturale San Marco Restart, rassegna organizzata dal Comitato Provinciale ASI presieduto da Mario Cucchiara, coordinata dal giornalista Giuseppe Recca e che si tiene presso il resort Bono Vacanze, sito in zona San Marco, di Ezio Bono. Giuseppe Bono, giovane appassionato di scrittura, di lettura e di letteratura, ha pubblicato con Melkart Communication di Sciacca due libri dal titolo Il grande impero africano e La guerra italiana, due racconti di fantasia, ma che hanno solide basi storiche e legate all'attualità e alla politica. Bono, che ha già annunciato di stare lavorando ad altre opere letterarie, durante la serata ha parlato delle proprie passioni, dei suoi due libri, di calcio, di antimafia e dei suoi legami personali con Palermo e Sciacca. Il messaggio che voglio dare con questo libro, ha detto Bono, è che lo Stato non ha mai fatto di tutto per estirpare la mafia. Hanno fatto di tutto singoli eroi come Falcone e Borsellino, ma lo Stato avrebbe dovuto fare di più.
A seguire vi proponiamo un breve estratto video della presentazione di ieri sera. Questo tempo in cui ho passato a Sciacca, diciamo, bene o male, ho potuto assaporare i cenni storici di questa città. Però ovviamente io mi piacerebbe anche scrivere una storia che ovviamente metta in contrapposizione sia la storia di Sciacca sia quello che può dare a livello calcistico. Infatti io subito mi sono proiettato sulla squadra di Sciacca, che è l'Unitas Sciacca, che credo sia una delle, cioè sia molto particolare, perché in Italia oltre allo Sciacca abbiamo solamente il Sassuolo che è nero verde, quindi questa cosa mi ha attirato subito. E il Chieti. E quindi è una cosa che mi ha attirato subito, ovviamente, cioè sempre per non, diciamo, dividere quelle che sono le mie due passioni fondamentali. Abbiamo scoperto una cosa nuova, io non immaginavo assolutamente questa passione per il calcio e per lo sport, che in qualche modo si avvicina anche a quelle che sono una delle maggiori attività del Comitato Provinciale ASI di Agrigento, che è un ente di promozione sportiva, sociale e culturale, e si fa tanto sport, soprattutto con i giovani, soprattutto con i piccoli. Andiamo al tuo libro. Allora, La guerra italiana, un titolo forte che subito però ti fa intuire cosa ci può essere dentro. Perché questo titolo? Perché io credo che... E non è né un libro della prima, né anche della seconda guerra mondiale. No, non c'entra. È una guerra, diciamo, una guerra civile che coinvolge tutta l'Italia. Perché io credo che in Italia magari non ci sono state tantissime guerre interne, ma sono state tante guerre psicologiche che poi alla fine sono diventati dei, diciamo, come si dice, dei compromessi che magari hanno reso la politica italiana, in generale l'ambiente italiano, più tossico anche agli occhi degli altri paesi. Quindi credo che parlare di una guerra in una nazione come l'Italia, che magari dall'esterno si può dire che sia fiorente, sì, esatto, magari con gli occhi di chi viene dall'Africa, per dire, sempre per collegarmi al primo libro, che molti dicono che vengono in Italia perché si sta bene, si sta meglio, ma la realtà dei fatti è che l'Italia dall'esterno può sembrare fiorente, ma internamente diciamo, c'è del tossico, c'è del marcio per quanto riguarda la politica. Adesso per voi la rubrica Il libro del giorno. Il piglio è quello di un entomologo, la passione quella di un botanico, la curiosità e il divertimento quelli di un bambino davanti a una scatola di biglie colorate. Teresa Cremisi è osservatrice instancabile e in queste cronache ci trascina in un mondo contraddittorio e assurdo, sbadato e tenero, tragico ma soprattutto comico. Leggendo le sue cronache, dal disordine ci si convince che la cultura è più sicura della morale, che le parole vanno usate con lealtà e audacia, che i libri sono uno strumento insostituibile per stare al mondo e che ridere è un esercizio da non abbandonare mai. Essere scomodi è un dovere verso se stessi e verso la società, così Erodoto, Tucidide, Greta Thunberg, i moralisti francesi, Elon Musk e la Brexit. I vantaggi del Covid e le tristezze della solitudine, le storie d'amore e le fatiche dell'informatica si rincorrono in una sarabanda disordinata e alla fine rincorrono chi legge, che si scopre il riflesso in queste pagine, povero umano in un mondo incomprensibile. Cronache dal disordine di Teresa Cremisi, edito La nave di Teseo. Ritorna anche quest'anno l'appuntamento con il Vela Day alla Lega Navale di Sciacca. Ce ne parla in questa intervista il presidente Giuseppe Di Giovanna. Vela Day, oggi e domani alla Lega Navale di Sciacca, un appuntamento che si ripete di anno in anno con l'obiettivo di promuovere la cultura del mare e coinvolgere soprattutto i giovanissimi. È un evento che si ripete ogni anno, da tanti anni ormai, all'inizio stagione, in cui noi apriamo la Lega Navale ai ragazzi e ai bambini, quindi bambini dai 6 anni in poi e ragazzi. Per far conoscere cos'è la Lega Navale, ricordo che la Lega Navale è un ente pubblico le cui finalità sono quelle di far conoscere e amare il mare, e lungo questa direttiva noi ci muoviamo. Quindi in questi 2 giorni noi accoglieremo i ragazzi, i bambini, e daremo loro qualche rudimento di vela e faremo conoscere la base nautica e speriamo di fare, se il tempo ce lo consente, anche di fare un giretto con una barca a vela. Ecco, l'accesso come funzionerà?
Bisogna prenotarsi? No, assolutamente. Ovviamente i minorenni dovranno essere accompagnati almeno da un genitore, perché certo, non possono presentarsi direttamente, avranno direttamente l'iscrizione alla FIV per quest'anno, quindi che è gratuita. La FIV è la Federazione Italiana Vela, e tutto si svolgerà nella più assoluta tranquillità e cordialità. E domani a Sciacca si terrà la finale gold della Championship ASI Padel 2023, manifestazione giunta alla sua seconda edizione. In campo tantissimi appassionati provenienti dalla provincia di Agrigento e Caltanissetta. Nel servizio spazio anche al judo, con l'impegno a Palermo per il sodalizio Saccense Karate Judo Club. Vediamo. È in programma domani, domenica 11 giugno a Sciacca, presso il Pirrera Padel Center, la finale gold della seconda edizione della Championship ASI Padel 2023, organizzata dal Comitato Provinciale di Agrigento, presieduto da Mario Cucchiara. 8 i circoli della provincia di Agrigento e di Caltanissetta, con il coinvolgimento di circa 150 atleti tra uomini e donne, hanno partecipato al secondo appuntamento interprovinciale, che ha riscosso un grande successo nel circuito del padel amatoriale. Dopo un mese di sfide interessanti, sono approdate alle fasi finali 5 squadre che, in un girone unico, si affronteranno per tutta la giornata di domenica per conquistare il titolo di campioni. Le squadre finaliste sono Marvel, Fastuca e Mary dello Sport Center di Raffadali e Top Comer Sud e Ragazze Fuori del Pirrera Padel Center di Sciacca. Sarà una domenica quindi di grande padel amatoriale, dove non mancheranno spettacolo, adrenalina e tanto pubblico per ammirare ed applaudire i campioni della Championship ASI 2023. E passiamo adesso alle arti marziali. Nuova trasferta regionale per la Karate Judo Club di Sciacca, questa volta con il settore judo. Domani, domenica 11 giugno, i giovani atleti saccensi saranno impegnati a Palermo al torneo regionale CONI di judo, con la classe esordienti, ossia i nati nel 2011. Il maestro Pippo Piazza presenterà due atleti, si tratta di Beatrice Saladino e di Virginia Monteleone. Ad accompagnare le atlete sarà Manuela Piazza. E con quest'ultimo argomento si chiude questa edizione del nostro giornale. Grazie a tutti voi, un buon proseguimento. Arrivederci. RMK TV Canale 80 trasmette in alta definizione. Ha ampliato il bacino d'utenza ed è disponibile sul tuo televisore nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Ma puoi seguirci anche in streaming da tutto il mondo sul sito rmk.it e con l'app RMK Sciacca. Puoi sempre vedere i nostri programmi quando vuoi, anche on demand, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook RMK Sciacca. RMK TV Sciacca, dal 1976 il punto di riferimento di un grande territorio. Nuovo digitale terrestre. Ho tanta voglia di RMK. Duplice omicidio stradale. È per questa ipotesi di reato che la Procura della Repubblica di Agrigento, con il procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella e il sostituto Gloria Andreoli, ha iscritto nel registro degli indagati l'uomo di 42 anni di Racalmuto che nella tarda mattinata di ieri era alla guida dell'Audi A3 che avrebbe tamponato la vettura a bordo della quale viaggiavano Giuseppe Nobile, 75 anni di Favara, e la compagna Calogera Stella, 70 anni, entrambi morti carbonizzati a seguito del tragico incidente. Una tragedia che ha destato tanta commozione a Favara, città dove viveva la coppia di anziani. L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, la cosiddetta strada degli scrittori, nei pressi del bivio di Favara. Giuseppe Nobile e Calogera Stella viaggiavano su una Fiat Panda che, per cause ancora in corso di accertamento, ad un certo punto è stata tamponata dall'Audi A3.
A seguito dell'impatto, l'auto sulla quale viaggiava la coppia, dopo essersi ribaltata diverse volte, ha preso immediatamente fuoco. Per gli occupanti non c'è stata alcuna possibilità di scampo. I due anziani sono rimasti intrappolati nell'abitacolo e sono morti carbonizzati. Il conducente dell'auto